Giornata di gala al Comunale di Torino. Primi attori Juventus e Milan, due grandi squadre che strizzano l'occhio allo scudetto. I campioni d'Italia presentano l'inesauribile Karl Hansen, il bravissimo Corradi e il rientro di Mari. Per il Milan ecco l'insidioso Frignani e la sicurezza Buffon. Parata di celebrità in tribuna, il presidente Barassi e Vittorio Pozzo. Si alza il sipario. All'inizio è la Juve che sembra saperne una più del diavolo, ma è solo un accenno, un motivo in sordina a quello dei bianconeri. Fin dai primi duelli appare chiaro che il Milan ha lasciato fuori dello stadio ogni timore riverenziale per i campioni d'Italia. I 22 atleti suggeriscono a Beretta preziosi appunti. Pericolo, Corradi deve intervenire in extremis per salvare la porta juventina da un gol sicuro. Mentre la Juventus si perde in sterili arabeschi, il Milan parte con un affondo. Discesa di Lidon che porge a Nordahl, rete! Schizza sugli spalti il tripudio delle migliaia di rossoneri, tuttavia l'orgoglio juventino non accetta senza lotta la nuova situazione. E Buffon sventa sui piedi di Prest un pallone carico di buone intenzioni. Ma è ancora la supremazia milanista, un coro perfetto degli 11 rossoneri a dare il leitmotiv alla partita. Tira Frignani, nulla da fare per Viola, 2-0. Il secondo tempo fa rinascere le speranze nel cuore dei tifosi bianconeri, ma oggi è impossibile fermare il Milan. La bussola juventina impazzisce, così pare dire Combi. Ed un terzo gol suggella la vittoria rossonera. Tiro di Frignani e palla ancora in rete. Il Milan con questa grande vittoria ha fatto capire chiaramente che è più che mai interessato nella lotta per lo scudetto.